Ciao ragazzi e bentornati in questo video. Perché è importante imparare a percepire bene il proprio corpo? Poco spesso ci si concentra su quanto effettivamente sia importante imparare a conoscere il proprio corpo. E invece è proprio quello di cui avrebbe bisogno una persona che decide di voler migliorare la propria performance sportiva e i propri gesti quotidiani. Quello che ci permette di poter migliorare la percezione del nostro corpo sono tutti quei movimenti articolati e sempre più complessi che andiamo ad eseguire tramite un allenamento. E sono proprio questi ultimi che ci permettono di poter sviluppare maggiormente affinità con il nostro corpo, permettendoci man mano di controllarlo e gestirlo sempre meglio. Alcune delle componenti che ci permettono di padroneggiare al meglio il movimento possono essere ad esempio l'equilibrio, la propriocezione, la coordinazione. E quando siamo in grado di gestire e controllare al meglio il nostro corpo, siamo anche in grado di poterlo utilizzare per ottenere una prestazione migliore. Quando parliamo di prestazione, essa non è intesa solo come il raggiungimento di un risultato migliore, quindi ad esempio imparare un movimento complesso o raggiungere un traguardo sportivo importante, ma molto più in generale è intesa come un qualsiasi gesto che possiamo trovarci a fronteggiare durante la nostra vita. La pratica regolare di molti movimenti articolati, soprattutto con la continua evoluzione dei movimenti in gesti sempre più complessi e con carichi sempre più elevati, ci permette un costante miglioramento delle capacità del nostro corpo. Un corpo ben condizionato dall'attività fisica non solo ci permette di poter essere più efficienti nei vari sport, ma soprattutto di gestire meglio la nostra quotidianità. Molti dei dolori che spesso vengono avvertiti dalla maggior parte delle persone, come ad esempio lombalgie, dolori di schiena, dolori articolari alle ginocchia, alle spalle, alle gambe, pesanti fastidi al collo, sono tutti problemi che vengono causati dalla sedentarietà o dalla mancata attività fisica appropriata in base alla propria situazione. L'attività fisica ci permette di poter migliorare la condizione del nostro scheletro, la condizione dei nostri muscoli, ci permette di migliorare la coordinazione, la propriocezione, di migliorare la capacità cardiocircolatoria, di migliorare la flessibilità. D'altronde, se diventiamo molto più efficienti, per noi sarà molto più facile imparare a gestire diverse situazioni dove è richiesto un impegno fisico importante. E questo ci permette inoltre di poter avere maggiore energia da poter impiegare in altre cose. Ricordiamo anche che essere maggiormente efficienti a livello fisico ci permette di migliorare la nostra condizione psicologica acquisendo maggior sicurezza, e questo grazie appunto allo sviluppo delle proprie capacità, che conseguentemente porterà al miglioramento psichico e caratteriale della nostra esistenza. Spero di aver reso l'idea con questo video di quanto sia fondamentale imparare a percepire al meglio il proprio corpo. Grazie per il vostro ascolto e vi aspetto nel prossimo video.